Allora, dottor Giglio, insomma, si fa un po' i conti con queste dosi che non ci sono, però forse qualche buona notizia all'orizzonte c'è. Sì, allora, intanto ci stanno dando con il contagocce l'AstraZeneca, di cui arriveranno 22 dosi, 22 fiali già domani, però sono ancora poche. Poi le buone notizie invece sono che arriveranno le prime 50 dosi di Johnson & Johnson, che è un vaccino che si può utilizzare in sostituzione anche all'AstraZeneca, e con 50 dosi noi facciamo per ogni fiala 5 dosi, sono di Johnson & Johnson, quindi qualcosa si comincia a muovere anche su questo versante. Però la notizia ancora migliore è che di Pfizer invece ne arriveranno 6 vassoi, ogni vassoio ha circa 195 fiali, ogni fiala ne fa 6, quindi noi abbiamo una capacità nelle prossime settimane di circa o di oltre 7.000 dosi, che vuol dire coprire i 5.500 che mancano all'appello degli ultraottantenni e poi la possibilità di trasferire le dosi mancanti anche verso l'altro versante più importante, che sono i fragili. Questa è una cosa che si potrebbe ipotizzare e la ritengo reale. Soprattutto per i fragili o i super fragili, come ormai è consuetudine chiamarli, insomma, comunque le persone più vulnerabili, siamo ancora molto indietro. Purtroppo ci sono stati alcuni problemi, alcune criticità nella prenotazione, perché questa prenotazione prevede già una preadesione. Dopo la preadesione c'è un sistema di incrocio per stabilire se il soggetto innanzitutto ha l'esenzione della patologia e poi se veramente ha dei criteri di adeguatezza rispetto alla vaccinazione, se no andrebbe poi differita la vaccinazione. Allora, questi aspetti hanno messo un po' in tilt il sistema. Perché se io faccio una preadesione, poi vengo prima di tutto avvisato che mi posso prenotare. Ma quanto è possibile questo? Quando è già stata assodata che esiste un'adeguatezza per quanto riguarda la mia patologia, per esempio, che rientro in questi canoni, oppure che ho l'esenzione. Non tutti hanno fatto, per esempio, cenno dell'esenzione. Una cosa importante che si può dire è che quelli prima del 19 marzo adesso cominciano a ricevere degli SMS, quelli che si sono prenotati, che hanno fatto la preadesione prima del 19 marzo, cominciano a ricevere i primi SMS da parte dell'azienda perché effettivamente i centri di riferimento sono pronti, per quanto riguarda la categoria A, a cominciarli a chiamare per la prenotazione. Qualcuno si sta lamentando dicendo vado sul portale. Non riesco a prenotarmi, perché? Perché è aperta la preadesione, ricordiamolo questo, ma non è aperta ancora la prenotazione. Quindi ci sono queste due fasi che sono in contrasto un po' tra di loro. Qui ad Arezzo, per esempio, abbiamo già allestito, da domani possiamo dire che questo è stato fatto, un altro hub, quindi un'altra sede vaccinale molto grande che può ospitare 10 box, quindi simile a quella del centro affari che continuerà comunque ad accogliere altre persone. Quindi noi abbiamo un grande potenziale che andrebbe messo in condizione però di ben operare, di lavorare, quindi di ricevere le dosi di vaccino, che è quello che ci stiamo augurando.